Vieni, piccolo Martino, guarda questo Babbo Natale sul furgoncino. È un calendario d'avvento un po' originale. A partire dal 1° dicembre, per 24 giorni, sulla finestrella bianca compariranno le date. E ogni giorno il Babbo Natale farà comparire un'immagine e un foglio scritto. Noi guarderemo la figura e io leggerò il foglio. E giorno dopo giorno leggeremo tutta intera una lunga fiaba. Su, forza, piccolo Martino, fatti tutto orecchi e ascolta la mia voce. Sono Ciccio, l'orsetto musichiere. Abito dentro una calza natalizia assieme ad altri balocchi. Ora esco dalla calza per annunciarvi il titolo della fiaba che state per ascoltare. Esso è Cosa fanno i Babbi Natale? Io invece sono Biancone, il pupazzo di neve. E vi dico che tutti i Babbi Natale sono governati da 10 capi. E io sono l'albero dolceverde e vi svelo che 7 di questi capi sono visibili. E gli altri 3 sono invisibili. Il primo degli invisibili sono io, il Babbo Natale della neve, e questi 2 pupazzi sono i miei aiutanti. Io, il Babbo Natale della neve, e i miei compagni copriamo con una bianca coltre tutto il mondo quando arriva il Natale. E ci divertiamo tantissimo a far cadere dal cielo dei fiocchi candidi come colombe. Anch'io sono invisibile e sono il secondo Babbo Natale, quello degli alberi di Natale. Quando si avvicina il 25 dicembre, io e i miei compagni trasportiamo su grandi navi in tutto il mondo alberi decorati. E li spargiamo ovunque per allietare i bambini e i loro genitori. Ed eccomi qua, il terzo Babbo Natale invisibile, quello delle campane. Io e i miei compagni saliamo sui campanili alla mezzanotte del 24 dicembre e facciamo suonare tutte le campane del mondo. E con questo suono allietiamo tutti. Ed eccomi qua, io invece sono visibile, sono il Babbo Natale dei tetti e delle case. Quando si avvicina la festa del 25 dicembre, io e i miei compagni costruiamo case in tutto il mondo per i bambini che non le hanno. E così ovunque sorgono abitazioni dove potersi riparare e stare.
Poi arrivo io, il Babbo Natale del fuoco. Io e i miei compagni facciamo brillare in ogni casa una bellissima fiamma di focolare. E tutti possono scaldare il corpo e il cuore vicino a questo fuoco. Io invece sono il Babbo Natale dei regali. Con i miei compagni portiamo doni a tutti i bambini la notte del 24 dicembre e colmiamo le loro case di pacchi e pacchetti. Ed eccomi qua io, il Babbo Natale degli auguri. Io e i miei compagni instilliamo nel cuore degli uomini dei sentimenti di bene. Così nella notte santa tutti si scambiano gli auguri più belli, più sinceri, più cari. A quel punto intervengo io, il Babbo Natale della musica. Io intono una canzone e i miei compagni cantano con me. Così con queste note sulle labbra entriamo nelle case di tutti i bambini del mondo nella santa notte. Ed eccomi qua, sopraggiungo io in persona, il Babbo Natale del cielo stellato. Io e i miei compagni portiamo le stelle su nella volta celeste, in modo che la santa notte sia illuminata da astri bellissimi. L'ultimo Babbo Natale capo sono io, il Babbo Natale delle fiabe. Io e i miei compagni tutte le sere del mese di dicembre fino al 25 raccontiamo una fiaba a tutti i bambini del mondo. E una di queste fiabe è quella che ora voi state ascoltando. Vi è piaciuta? Ecco, piccolo Martino, puoi rispondere anche tu a questa domanda. Ora la finestrella del furgoncino di Babbo Natale è ritornata bianca. Le immagini e i fogli su cui ho letto la storia sono svaniti. Ma io vedo, piccolo Martino, i tuoi occhi brillare e capisco che la fiaba ti è piaciuta. Allora ringraziamo insieme questo Babbo Natale che ci ha regalato il calendario d'avvento. E abbracciamolo calorosamente perché ora sappiamo cosa fanno tutti i Babbi Natale. Auguri, piccolo Martino!